Dirigente assunta Barbieri, storicamente il liceo era dotato di una biblioteca di 10.000 volumi che, diciamo, grazie al lavoro di vari insegnanti sono stati recuperati, possiamo dire riportati alla luce. Ah, esattamente, allora erano qui, si trovavano un po' non catalogati, messi un pochettino così alla rinfusa, anche se un precedente intervento in questo senso era già stato fatto, comunque non c'era neanche lo spazio fisico, diciamoci la verità. E c'erano tutti questi volumi. Il buon professor Vincenzo Pesce, approfittando di questa pausa forzata, chiamiamola così, questa assenza forzata degli studenti dalla scuola, siccome lui è un vero affezionato, un uomo di scuola, non ha resistito a stare lontano dalla scuola troppo tempo e quindi ha deciso, mi ha proposto questo lavoro di mettere a posto e di catalogare tutti i volumi. E questo lavoro è stato fatto in questi mesi in cui i ragazzi non c'erano, sono stati recuperati ad uno tutti i volumi, tutte le riviste e con l'aiuto, chiaramente non ha fatto tutto da solo, lui è stato, diciamo, l'ideatore di questo progetto e colui che con passione tutti i giorni l'ha portato avanti, insieme alla professoressa Filomena Amalfitano, alla professoressa Alessandra Di Meglio e anche alla professoressa Rosanna Parascandolo, che è andata in pensione lo scorso anno e anche lei ha colto subito al volo l'occasione per poter tornare a scuola. Io sono stata felicissima. Un contributo molto molto importante è stato dato anche da una nostra collaboratrice Irene Agostino, che ha collaborato quotidianamente a questo lavoro. I libri sono stati tutti quanti presi, messi in due o tre aule, anzi di più, un po' alla volta, sono stati tutti quanti catalogati, tutti quanti, diciamo, le collane sono state tutte quante riunite, tutte le enciclopedie, e sono state poi sistemate in tutti i miei armadietti che hai avuto modo di vedere. Poi una nostra studentessa ha preparato la didascalia per ogni armadietto all'interno del quale vengono conservati questi volumi, che saranno adesso anche catalogati. È stato anche bello ricevere dalla famiglia del professor Pietro Ferrandino in dono un'enciclopedia americana che noi conserviamo gelosamente. Ci sono volumi molto importanti, volumi storici, collane storiche e soprattutto ci sono volumi anche del 1830, quindi veramente dei cimeli, chiamiamoli così. Io credo che sia molto importante questo lavoro che è stato fatto, è fondamentale perché nell'era del digitale la carta ormai è una cosa quasi dimenticata. Io invece sono fortemente convinta che è necessario quanto più mantenere vive queste cose, soprattutto dare questa possibilità agli studenti e ai ragazzi di oggi di vedere come erano i libri, come erano fatti e come erano fatti soprattutto i libri di un tempo. Pensate che quel libro del 1830, noi lo andiamo a sfogliare, la qualità della carta è rimasta, non dico intatta, ma quasi, quindi una qualità che ha resistito al tempo, a tante vicissitudini, traslochi, a tutto, è ancora lì e lo possiamo sfogliare. Si tratta di un valore inestimabile di questo patrimonio che avete recuperato. Sarebbe bello un giorno poter avere degli spazi per avere una biblioteca della scuola. Magari, sarei felicissima di poter avere uno spazio da adibire a biblioteca e soprattutto una biblioteca che da poter aprire all'esterno a tutti. Io veramente ringrazio di cuore i docenti, tutto il personale, tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto che sicuramente ha fatto una cosa bella per tutti.